Stadio Garotti tutto esaurito per il derby biancorosso della provincia. Jesina Ancona, terza contro seconda della classe, si gioca in un clima elettrico e fantastico. I padroni di casa di mister Bacci devono far fronte a delle defezioni importanti, soprattutto in attacco, e allora si schierano con un 4-5-1. La catena di sinistra è formata dal numero 11 Carnevali, schierato nella posizione di terzino, e dal numero 3 Mattia Cardinali, che ricopre il ruolo di ala. L'unico attaccante è il classe 96 Pierandrei. L'Ancona risponde con l'ormai classico 4-3-3. Cornacchini riconferma gli stessi 11 che hanno dominato la sfida contro la Vispesaro. Pertanto davanti agiscono Sevilla, Tavares e Bondi. Arbitra l'incontro il signor Maggiore di Lecco. Squadre molto accorte in avvio di match. Fin dalle prime battute si vedono i dettami tattici dei due allenatori. I Leoncelli cercano di chiudere tutti gli spazi a centrocampo in modo da isolare i rifornimenti per gli attaccanti dorici. Gli uomini di Cornacchini invece affrontano la Jesina con il piglio giusto, concentrazione, generosità e sacrificio delle punte, che sono i primi difensori in vista all'enorme pressione portata sui portatori di palla avversari. Al 22esimo a rompere l'equilibrio della partita ci pensa un lungo lancio dalle retrovie di Capparuccia. Sevilla controlla elegantemente il pallone, punta Carnevali, l'ex agnonese se ne va e dalla linea di fondo serve l'assist per la corrente Tavares, che a porta ormai vuota non può sbagliare. Jesina 0, ancora 1, Diogo Tavares. La Jesina non ci sta e prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo. 3 minuti dopo il vantaggio dorico, Mattia Cardinali dall'estremo settore di sinistra mette un cross all'interno dell'area di rigore. Pierandrei prolunga la traiettoria del pallone con un colpo di testa, Strappini si coordina ma la sua vole finisce poco distante dall'incrocio dei pali alla destra di Lori. Minuto numero 28, Tavares difende la sfera e resistendo anche ad una carica riesce ad aprire un corridoio per Sevilla. Il numero 7 viaggia verso l'area di rigore ed effettua un cross sul secondo palo dove Bondi non arriva per questioni di centimetri. A finire nella rete non è il pallone ma l'attaccante brasiliano. Sempre Sevilla al 30esimo con un gran tiro costringe Tavoni al difficile intervento. Sul conseguente corner per i dorici la Jesina parte nel contropiede. Sulla tre quarti c'è uno scontro, i giocatori Leoncelli continuano a giocare nonostante gli inviti dei difensori dorici a mettere fuori il pallone. Berardi va alla conclusione, c'è una deviazione e per poco la traiettoria maligna non finisce in rete. Naturalmente gli animi si scaldano. Al 38esimo l'imprendibile Sevilla salta sistematicamente Carnevali e dalla linea di fondo disegna un cross basso in stile fotocopia del primo gol, ma nella circostanza risulta decisivo il tocco del portiere Tavoni, che allontana la palla dai piedi di Bondi pronto per il tap-in. Dopo un minuto di recupero l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. La ripresa inizia con gli stessi 22 che hanno terminato la prima frazione e all'ottavo arriva un episodio che potrebbe cambiare le sorti del match. Barillaro commette fallo in area di rigore su Sebastianelli, che si stava coordinando per battere a rete. Il direttore di gara indica il dischetto e mostra il cartellino giallo al terzino destro dorico. Per la trasformazione dagli 11 metri si presenta Berardi, che batte inepparabilmente Lori. Jesina 1, ancora 1, Berardi. Dopo appena 4 minuti l'Ancona si riporta nuovamente in vantaggio. È sempre Sevilla a dare il là definitivo al gol dorico. Sul lato corto dell'area di rigore il numero 7 aggancia la sfera, aspetta la sovrapposizione di Bambozzi per giocare un 2 contro 1 con Carnevali. Il centrocampista con la maglia numero 4 dalla linea di fondo effettua una traversone con Tavares, che attacca sul primo palo mentre Bondi va sul secondo. Il pallone questa volta è giusto per l'inzuccato del brasiliano, che non lascia scampo a Tavoni. Jesina 1, ancora 2, Bondi. Girandola di cambi per l'Ancona entrano Degano, Cazzola e Gelonese. Nella Jesina Bacci prova a dare maggior peso specifico all'attacco inserendo Rossini, Sassaroli e Azzetta. L'Ancona spreca un paio di match point con Degano e Cazzola e così la partita rimane in bilico fino alla fine. La Jesina avrebbe anche due occasioni per pareggiare sulle finali di match, ma Pierandrei al 42esimo e gli Azzetta al 43esimo sciupano clamorosamente. Anche i dorici nel recupero potrebbero arrotondare il risultato, ma né Cazzola di testa né il contropiede orchestrato da Dagano con la conclusione di viso portano alla terza segnatura. Un match vibrante e pieno di emozioni finisce qui. L'Ancona si riporta in testa alla classifica per la Jesina. La striscia positiva si interrompe dopo 5 partite, ma i Leoncelli possono uscire tra gli applausi dei propri tifosi.